Siamo oggi qui a Rimini, abbiamo incontrato per strada il signor Lorenzo Giorgi. Lorenzo Giorgi. Signor Giorgi, la situazione politica in Italia un po' si vede dall'estero un po' com'è, però c'è anche questa nuova elezione, il nuovo Papa. Come lo vedete? Allora, per quanto riguarda la politica, siamo un punto interrogativo, nel senso che speriamo che si sistemi la situazione sia per l'Italia che anche per l'Europa in generale. Il Papa al momento personalmente mi ha fatto una buona impressione e spero che possa aiutare non solo la Chiesa e riportare i fedeli in Chiesa, ma anche appunto la politica che in questo momento sta soffrendo. Quindi qual è secondo lei il ruolo fondamentale del papato nell'ambito della risoluzione politica e economica italiana? Beh, comunque già personalmente il fatto che ha dimezzato la scorta, ha fatto dei tagli proprio personali, spero che anche questo faccia capire ai nostri politici in Italia che anche loro si possono tagliare qualcosa, si debbono tagliare qualcosa. Quindi proprio partire da piccole cose per poi fare grandi cose. E sappiamo che l'Italia è un paese cattolico, ufficialmente laico, però con una stragrande maggioranza cattolica. Quante delle famiglie in realtà poi sono praticanti? Bella domanda. Beh, credenti tanti che frequentano personalmente, infatti la parrocchia sono poche, cioè personalmente anche la parrocchia che noi frequentiamo è frequentata rispetto, diciamo, ai cittadini che raccoglie, effettivamente poi alla messa o comunque praticanti sono pochi, sono sempre gli stessi. Come mai questa forma di sfiducia, diciamo, non solo da parte dei giovani, magari a volte anche dai meno giovani nei confronti di cosa è avvenuto recentemente nella Chiesa, i vari scandali, varie cose, come ristabilire la situazione, insomma, a vostro avviso? Beh, quello lì non lo so, molti sono credenti e si basano sulla frase sono credente ma non pratico, ecco. Io sono credente e pratico anche e allo stesso tempo mi muovo anche in parrocchia, seguo dei ragazzi in parrocchia, gruppo giovani. Come riportarli in parrocchia? Riprendendo la fiducia nelle parrocchie, negli stessi preti, nelle istituzioni, ecco. Ok, grazie mille. Grazie a lei. Un saluto e un saluto alla vostra famiglia e vi ringraziamo per l'intervista. Grazie, arrivederci. Ciao. I hope I did that right because I pushed that thing down there. Did I do that right? Which one did you push? I pushed that down. No, this one is.